YouTube Gaming sbarca sul web. Annunciati Games with Gold e l'Instant Game Collection di settembre. Anche gli strafatti fanno la cacca. Bentornati alle Pixel News. Ciao del a tutti. Primo settembre 2015. Abbiamo una news mega scoop, ragazzi. Mega prom. Ci è arrivato giusto negli ultimi secondi la notizia che anche gli strafatti fanno la cacca. Nelle testate, incredibile. Abbiamo anche delle prove. Possiamo andare a vedere se effettivamente no. Abbiamo le prove. Vedrete delle immagini in sovrimpressione qua della nostra cacca appena del nostro cesso. Esatto. No, Ruben è seduto così. Bene, adesso dopo questo shock iniziale, seconda news, passiamo alla prossima news. Ruben ha una crisi di risata che non riesce a fermare, perché una delle notizie più importanti della settimana dopo la cacca è che YouTube Gaming è appena sbarcato sul web da pochi giorni. In cosa consiste? Praticamente YouTube si è buttato nel mondo dello streaming imitando un po' il rivale ora Twitch. Ci sarà un portale dedicato allo streaming per gaming. Scusi. Nel quale sarà facilitata la ricerca, per esempio come se voi inserite call non uscirà. Fai un altro esempio, non proprio Call of Duty. Se scrivi FIFA, uscirà FIFA per FIFA e non il video ufficiale di FIFA. Se cercate League, troverà subito League of Legends. Che fa già anche adesso, probabilmente. Se cercate Mine, non uscirà sui Child of Mine. Ma Minecraft. Esatto. Torniamo a noi, perché hanno annunciato i giochi e i Games with Gold per quanto riguarda l'Xbox e i giochi dell'Instant Gaming Collection della PlayStation della Sony. Della Sony. Esatto. Per quanto riguarda l'Xbox avremo per l'Xbox One The Dear God, che è è uscito da un po' ma è relativamente recente in qualche news. E Tomb Raider Definitive Edition avranno 6 mesi neanche per la TV One. Per la 360 avremo invece Battle Station Pacific, che forse ci abbiamo anche, e Crysis 3. Vabbè, bello. Old but gold. Per quanto riguarda invece la Sony, avremo per la PlayStation 4 avremo Grow Home, che abbiamo giocato, vero? Sì. Grow Home, di quel robot, esatto. E Super Time Force Ultra, che uscirà anche per la PlayStation Vita, che è ancora in vita. Per la PlayStation anche Telsgrad e Xenodrifter. Per la 3 invece ci sarà anche lì Teslagrad. E Twisted Metal. E Twisted Metal, che non è Twisted Fate, ma è un'altra cosa. Che? E ci sarà poi la Mulana. Bello. Che sarà solo per la PlayStation Vita. E anche Xeodrifter, sempre per la PlayStation Vita. Che casino. Esatto, macello. Bene, ci sono arrivate informazioni dalle nostre talpe mondo. Sì, come si chiama la divisione dove vengono registrati i brevetti nel mondo? Manca quella? Brevetti. Abbiamo le talpe in quei posti. L'ufficio brevetti. L'ufficio brevetti mondiale. Esatto. Che Nintendo ha appena brevettato una tipologia di obiettivi sbloccabili. Ossia, dopo 40 anni forse hanno capito che è il caso di cominciare a mettere gli achievement nei giochi. Quindi cominciano già le speculazioni, dicono chissà ci sarà nel nuovo Nintendo NX, sicuramente ci sarà. E che brevetto sarebbe, scusa? Non lo so, perché hanno brevettato una cosa del genere, probabilmente è diversa dal solito, cioè qualche cosa particolare sto sistema qua di obiettivi sbloccabili. E oltretutto ci sono altre ulteriori speculazioni sul Nintendo NX. Perché hanno fatto trapelare dei documenti. Hanno fatto? Trapelare. Depilare? Depilare dei documenti della Nintendo riguardante le componentistiche della nuova console. Sì. In arrivo, Nintendo.
E ma cos'è che... quanto arriva già? Eh? È durata poco lui? No, ma deve ancora uscire, ma perché già ci sono tanti rumor. Beh, non so quanto durerà ancora, perché se escono così tanti rumor, eccetera. Comunque, sono trapelate notizie riguardo a, appunto, c'era questo documento dove c'erano i vari componenti della console e hanno notato una cosa: non c'è nessun supporto ottico. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che non si inseriranno dischi o robe del genere. Cioè? Cioè, Nintendo NX sarà tutto digitale? Aspetta. Sondaggio? Sondaggio? Cosa è successo? Ma non c'è il sondaggio. No, nel corso. Cosa hanno scoperto? Nel corso di un Nico Nico live stream. Che cosa è il Nico Nico? Non lo so. Bene. È uno stream. È un sito giappo. È una stream. Sì, è una specie giappo. Di YouTube giapponese, per chi non lo sa. Toshiro Nagoshi. Ah, dillo subito che Toshiro. Famosissimo creatore Toshihiro della Nagoshi. Serie Yakuza. Esatto, famosa. Ok. Famosa. Grande Toshiro, come stai? Ha dichiarato Toshihiro. Che sarà pronto Toshihiro, per l'uscita di un nuovo titolo che verrà annunciato al Tokyo Game Show. No, non si sa più niente. Beh, ha proprio detto: sono così ansioso per il Tokyo Game Show, anche se non posso ancora dire il perché. Annunceremo un nuovo titolo e sarà di qualità. Vabbè, non si sa niente. È solo una cosa così, no? Giusto per informarvi che... un po' di... aspettate il Tokyo Game Show, che qualcosa succederà. Che tra l'altro, quando è che si terrà? Per chi volesse andare a Tokyo, non so, farci un salto a fare, sì, una fare un salto a si Tokyo. Si terrà dal... allora, per il pubblico dal 19 al 20 settembre, tecnicamente dal 17 al 20 settembre, perché ci saranno quelle parti dove c'è il gne e le altre parti dove c'è la gne. Eccoci. Bene. Come? No, c'è studio! Ha un problema sul microfono, possiamo metterlo a posto, grazie. Studio! Cos'è che studi? Casa!